Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3. E se vieni proprio stasera, c'è una sorpresa per te. Una coppia lesbica è finita in manette per un bacio in pubblico. Tutto è accaduto in un supermercato delle Hawaii, dove le due erano entrate per comprarsi degli snack. Mentre camminavano tra i reparti, si tenevano la mano e si scambiavano tenerezze. Un poliziotto infastidito ha chiesto loro di smettere, ma le due, incuranti, hanno continuato a scambiarsi effusioni. Da lì l'arresto. Hanno fatto bene ad arrestarle oppure no? Ovviamente per me no, assolutamente. Una manifestazione di affetto spontanea, naturale, come un semplice bacio, oltretutto dal mio punto di vista non può essere punibile in alcun modo. In secondo luogo la violenza come quella che mi hai descritto non la accetto e non la concepisco mai da parte delle forze dell'ordine, soprattutto in questi casi. Quindi secondo te la reazione delle persone varia in base proprio alle caratteristiche sessuali della coppia, ossia se a vedere una coppia, cioè si tratta proprio perché era una coppia lesbica o sarebbe capitato tranquillamente anche a una coppia eterosessuale? Purtroppo temo che sia così, temo che dipenda dall'orientamento sessuale della coppia, dei soggetti, che ha determinato la reazione. Cioè, sinceramente, dai fatti che si sentono, penso di dire, cioè, io penso che sia giustificata purtroppo dall'orientamento sessuale della coppia, sinceramente, perché non immagino che la stessa scena si sarebbe verificata di fronte a una coppia etero. Che si baciava, ecco, sinceramente non penso proprio, però vorrei avere torto, ecco, però penso che sia determinato dall'orientamento sessuale. No, assolutamente no, perché ci deve essere libertà d'amore. L'amore è una cosa normalissima, e darsi un bacio è una cosa altrettanto normale. Siamo nel 2015, non siamo nel 1500, cioè, secondo me è male arrestarle, però bisogna vedere le leggi che ci sono lì, perché lì sono molto severi in merito a effusioni e queste cose qua. Se succedesse a te di vedere una coppia gay o lesbica baciarsi, saresti infastidito? Assolutamente no. Secondo te le reazioni delle persone variano a seconda delle caratteristiche sessuali della coppia, ossia mi spiego meglio, è possibile che vedere una coppia lesbica baciarsi dia meno fastidio di una coppia gay? Non lo so, penso che sia meno fastidioso da parte degli uomini per vari stereotipi sui sogni eccetera, però vabbè, a me personalmente non dà fastidio né uno né l'altro. Quindi comunque pensi che l'arresto sia dovuto fondamentalmente al fatto che la coppia fosse lesbica? Se fosse stata una coppia eterosessuale, pensi che non sarebbe scattato l'arresto? No, secondo me sarebbe scattato lo stesso, in quanto poteva nuocere al pudore. Magari erano presenti dei bambini e la gente ha arrestato questa coppia per quello. Bisogna vedere in toto la situazione com'era, secondo me. Se è solo perché erano lesbiche, ha commesso un errore madornale. Allora, io penso che finché si tratta di gesti affettuosi non ho assolutamente nulla in contrario. A prescindere dall'orientamento sessuale, ognuno di noi dovrebbe, in luogo pubblico, mantenere un comportamento dignitoso e corretto nei confronti delle persone che ci circondano. Se si tratta quindi solo di un bacio, non sono assolutamente d'accordo sull'arresto di queste persone.